Questa è la mia composizione natalizia che ho realizzato per il concorso di Clio Makeup a costo praticamente zero. E, se volete vedere il tutorial vi spiego tutto. Il costo è quasi zero, vi ho detto, perché erano tutte cose appunto che avevo in casa. Come qualcuno di voi sa, la mia grande passione è il giardinaggio. Infatti il mio canale si occupa prettamente di questo. E oggi volevo spiegare, appunto, fare un tutorial su come si può realizzare una composizione di Natale con tutte cose, cioè spendendo pochissimo, nella maniera più ecologica possibile. Quindi io cosa ho fatto? Ho tirato fuori varie nastrini che avevo appunto in casa, perché se ne comprano sempre, poi uno si dimentica e l'anno dopo ne compra ancora. Poi avevo comprato questo tempo fa, che è un insieme di elementi profumati, dal quale ho tolto questa pallina fatta con del legno molto sottile e poi qualche altra bacca, quindi cose che comunque avevo già e che secondo me potrei utilizzare all'interno della mia composizione. Poi cosa ho fatto? Qui fuori da casa mia appunto, c'è un albero che fa un albero di mele selvatiche. Allora, le meline selvatiche che erano cadute, io sono andata a raccoglierle e poi vi farò vedere appunto come intendo inserirle all'interno della composizione. Quindi anche questo costo zero. L'unica cosa che ho comprato è questa piccola slittina dal costo veramente irrisorio, l'ho pagata a meno di 1 euro e penso di poterlo utilizzare inserendola appunto all'interno della composizione. Le altre parti che ho preso, che voi potete vedere, sono queste con queste bacche rosse molto belle che ricordano proprio il Natale, oppure un pezzettino di bosso. Ecco, queste cose qua, oppure questa pianta della quale non so il nome ma mi informerò, che poi adesso devo anche un po' pulire, qui c'è una foglia un po' rotta, oppure questo, guardate questo l'ho raccolto da terra qui vicino casa. Ed è praticamente un tronco pieno di muschio. Si era spezzato, quindi l'ho preso. Mentre tutte queste altre parti mi sono state regalate da un signore che stava tranquillamente rassettando il proprio giardino. Gli ho chiesto se mi poteva regalare qualche pezzetto e lui molto gentilmente appunto me l'ha regalato. Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere è come decorare e rendere lucide queste meline selvatiche. Allora, vedete? Aspettate che la metto. Questa è più lucida, questa invece è un pochino più opaca. Per renderla lucida, questa qui, vedete la differenza? Che cosa ho fatto? Ho preso dello smalto trasparente. E adesso vi faccio vedere appunto come ho fatto con questo smalto trasparente. Ho incominciato via vicino, così ve lo faccio vedere meglio. Ecco qua, vedete? Praticamente ho incominciato a pennellare. Ogni tanto, scusate, mi devo intingere. Ecco.
così poi faccio tutte le altre bacche. Dunque, una volta che le abbiamo passate con lo smalto, le meline selvatiche che ci servono, possiamo, come vi ho fatto vedere, o fare dei piccoli fiocchetti che infiliamo, li facciamo direttamente, adesso vi faccio anche vedere come si fanno, che infiliamo appunto qua sopra, dove prendiamo appunto la melina, oppure possiamo fare anche dei piccoli ricci che sono molto simili a quelli, adesso ve lo faccio vedere, che facciamo quando facciamo appunto i pacchi regalo. Eccola qua, vedete? Così appunto le facciamo tutte. Adesso vi faccio vedere più da vicino tutti quelli che sono gli elementi che sto creando e voglio utilizzare appunto nella mia composizione. Queste sono le meline. Poi vi faccio vedere. Adesso poi vi spiegherò anche perché ho le carte. Qui ci sono tutti i nastrini, quelli di Natale. E qui appunto ci sono pezzetti di verde che mi sono stati appunto regalati. Allora, vedete tutte queste carte? Ecco, di queste carte io volevo trovare un personaggio natalizio molto carino che avrei poi messo sulla mia slittina. Eccola qua. E ho deciso appunto di prendere da questa carta di Natale questo orsetto. Adesso io comincio a tagliarlo e poi vi faccio anche vedere che per appunto renderlo più rigido lo incollerò dietro questo cartoncino. Il cartoncino lo abbiamo tutti in casa e vedete, io ho preso quello che era dietro in una confezione di buste. Lo taglio prima più velocemente. Così. Poi dopo andrò a rifinirlo in tutte le sue parti. Ecco qua. Dunque, siccome io lo voglio mettere qua sopra, dentro alla mia il mio carrettino come personaggio, adesso io gli metto dietro, gli attacco dietro del cartoncino. Per fare questo devo posizionare la sagoma sul cartoncino. Poi con la matita ci vado tutto intorno, taglio la sagoma di cartoncino e poi attacco le due parti con il nastro biadesivo. Allora, avevo anche dell'altra carta di Natale e ho foderato appunto dentro la mia slittina. Adesso, perché essendoci la carta, è più facile per me potergli attaccare l'orsetto che abbiamo fatto. Prendo dello scotch biadesivo, lo attacco qua dietro e poi attacco il mio orsetto. Incomincia a delinearsi appunto la mia composizione. Che cosa ho fatto? Semplicemente ho messo insieme a mio gusto le varie foglie che avevo, le bacche, eccetera, mettendo al centro quel tronco pieno di muschio. E poi l'ho unita appunto con semplicemente con un pezzo appunto di nastro. Queste meline che avevo preparato prima, adesso diciamo penso come potrei attaccarle. Per esempio, questa l'ho già preparata, ho pensato di mettergli sempre un nastro dietro e di poi andarla attaccare facendo un piccolo nodino. Poi l'altra, provo ad infilarla in una spina, vediamo se ci rimane. Benissimo. Vedete che le spine loro servono anche a qualcosa oltre che a fare del male. Adesso vabbè, scherzo. Vediamo questa, la possiamo mettere qua. Se non abbiamo una pianta con delle spine, in questo caso sono stata fortunata, possiamo attaccarle come vi ho fatto vedere prima con il laccetto. Ecco qui.
Questa è la composizione finale natalizia che ho realizzato per il concorso di Clio Makeup.